Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli, la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri. Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere ed essere pugili. Oggi, Fighters Life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo. Sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione che aspira a nuove vette, ti spingeremo oltre i tuoi limiti. Unisciti a noi, perché insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere la grandezza. Lascia che la tua passione si trasformi in gloria. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. La più cordiale buonasera amanti del pugilato e della noble art. Box a Torbella, qui organizzazione famiglia Marinelli, ospite con me il peso massimo che è passato professionista attualmente, Mirko Scrocchia Carbotti. Mirko, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E allora Mirko, questa sera sarà una serata dove vedranno innanzitutto due match professionistici come main event. Salirà sul ring Leonardo El Meraviglia Bevilacqua e Coccia Gianfranco per chiudere questa serata, che è una serata piena di match, soprattutto IBA.
Sì, una serata ricca di match, 10 match dilettanti più 2 match professionisti. Tra l'altro una serata dove sono tutti i match tra ragazzi che sono elite, quindi anche di livello. Caro Mirko, piccola parentesi nell'attesa che iniziamo questa serata, una piccola parentesi, quella che ieri sera Armando Casamonica, la Furia del Quadraro, ci ha regalato insieme a Patrizio Santini un grande titolo IBF Mondiale Youth. Sì, è stata una bellissima serata e in un complesso che, in un teatro dove non si vede, siamo abituati comunque a vedere palazzetti o ecco palestre, quindi anche il palcoscenico era una cosa abbastanza diversa dalle altre. Inusuale, sì. E il match anche è stato un grandissimo match dove Casamonica ha avuto la meglio e ha dimostrato di avere un gran repertorio pugilistico, veloce, preciso, dove Santini provava fisicamente a dire la sua. Credo che sia stato un match molto avvincente, tra l'altro tra due ottimi prospect. Questo non significa che Santini ha demeritato questa possibilità, questa chance, perché poi la carriera di Patrizio Santini era fatta di tantissime vittorie, una sola sconfitta tra l'altro contro Vargas alla Dispoli, e fu un match bellissimo. E si riparte da questa sconfitta per Santini, mentre Armando Casamonica, proiettato, come ci ha detto anche in un'intervista poco tempo fa a Fighters Life, ora a questo punto per il titolo italiano. Sì, a volte le sconfitte servono anche per riflettere e ripartire da lì. Santini non ha affatto sfigurato e ha detto la sua in un match dove, ripeto, Armando Casamonica ha dimostrato di essere migliore e ha portato a casa il risultato. Un match che più o meno si è svolto in quello che pensavamo un po' tutti, un Armando Casamonica che ci ha sempre mostrato la sua bravura tecnica, anche se questa volta l'ho visto impostato molto probabilmente a dosare bene le proprie energie, un Patrizio Santini che cercava di mettere il colpo singolo, il colpo forte, e poi la spuriata finale di Armando Casamonica. Tra l'altro ci sono stati anche scambi veramente duri tra loro. Sì, l'impressione che ho avuto io è che Armando è riuscito subito ad entrare nel match, è riuscito subito a trarre quello che poteva essere il filo tecnico del match. Caro Mirko, si parte subito con questa serata qui box a Torbella. Olympic Gym, ricordiamo, organizzazione famiglia Marinelli, e il primo match sarà Nappi Manuel contro Fioretti Domenico. Sì, un match al limite dei 55 kg. Nappi Manuel, 30 anni per lui, pugile elite, 27 match per lui, 9 vittorie, 3 pari e 15 sconfitte. L'esordio il 28 giugno del 2015 contro Pietro Raglione a Latina. Sconfitto ultimo match il 24 settembre 2023 alla Dispoli contro Matteo Ferraro, un pari per lui. Dall'altra parte Fioretti Domenico, 20 anni elite, 16 match, 9 vittorie, 4 pari e 3 sconfitte. L'esordio il 1 maggio del 2019 a Priverno contro Gianmarco Castelli, perse punti. Ultimo match il 29 settembre 2023 a Mondovì. Si parte, Mirko. Fioretti viene nel centro del ring, prova subito l'attacco. Bello intanto il gancio destro di Fioretti,
Fioretti prende il centro del ring qua, prova anzi Fioretti a prendersi lui il centro del ring. Ora bel gancio di Fioretti, continua ancora tanto per scambi a due mani, subito un match accesissimo. Sì, sono partiti veramente forti entrambi i ragazzi. Primo match d'apertura. Buono qui il diretto destro di Nappi. Vediamo, ecco, prova da lungo Nappi. Un match veramente, veramente partito in quarta. E intanto, caro Mirko, sul programma si sono sbagliati perché Fioretti è l'angolo rosso e Nappi è l'angolo... Fioretti l'angolo blu. Sul mio foglio c'era scritto il contrario, comunque va bene. Continua qui ad avanzare Fioretti con i diretti. Risponde bene Nappi. Prova ancora con il diretto Nappi. Centro ring ancora. Qua Fioretti prova a mettere un colpo al corpo, alla figura. Continua la prima difesa veramente Fioretti accesa. A lavorare con il braccio, bello qui il diretto destro per Fioretti, è andato a bersaglio. Nappi risponde, porta Fioretti alle corde. Ora il lavoro di Nappi al corpo, continua a muovere le braccia, risponde Fioretti agli assalti di Nappi. Ora prova con il sinistro Fioretti. Finisce qui la prima ripresa veramente intensa. Sono partiti subito forte Nappi e Fioretti, bellissima prima ripresa, ora si è tutto pronto per questa, per questo secondo round. Prova Nappi al corpo, risponde con il gancio e qui bene il gancio di Fioretti, è andato a bersaglio. Guardia destra, parte il vecchietto con la mano posteriore, lavora bene anche sotto con dei colpi lunghi. Qua prova il diretto destro Nappi, continua a lavorare Fioretti, ancora centro ring per Fioretti. Prova il corpo Nappi, ancora prova il montante Fioretti. Bella intanto la schivata circolare. Un match abbastanza pulito. Dove sì, l'arbitro è intervenuto poco, qui ha provato col gancio, continua a provare Nappi con i colpi al corpo, bene il montante di Nappi che è andato a bersaglio.
match che procede sulla falsa riga della prima ripresa. Sì. Bene qua il gancio destro e il diretto il gancio sinistro e il diretto destro andato a bersaglio per Fioretti. Adesso è Nappi che prende il centro wing e attacca Fioretti. Qua ancora prova il montante Nappi. E qua prova a partire da lontano con il diretto sinistro Fioretti. Nappi che cambia spesso anche guardia. Sì. Qui scambio di ganci, bravo. Bellissimo, qui Fioretti montante è entrata a bersaglio, continua a uscire bene dalle traiettorie dei colpi Fioretti. Ancora diretto sinistro. Anche un bel lavoro al corpo di Fioretti che parte, ecco, dalla distanza con dei colpi lunghi direttamente sotto e vanno spesso a segno. Un'altra bella ripresa, ritmo molto elevato. Sì, un match abbastanza equilibrato dove penso che, ecco, questa terza ripresa sia più infuocata delle altre due. Tanto è tutto pronto per questa terza ed ultima ripresa. Nappi Fioretti. Ora centro ring, si scambia in un fazzoletto. Sì. Qua parte da lontano Nappi. Prova a sorprendere Fioretti. Qua bene il diretto di Fioretti, è andato a bersaglio. Qua prova ancora col montante, non si fa sorprendere Nappi. Risponde anche prontamente agli attacchi di Fioretti. A vuoto con il gancio destro Nappi. Prova con il montante a vuoto Nappi. Qua prova a rientrare Nappi, mette all'angolo Fioretti, ma Fioretti non demorde. Ora centro ring per Nappi, parte da lontano Fioretti. Ancora Nappi a centro ring. Qua si abbassa Nappi sull'avanzare dei colpi di Fioretti. Qua bello, mette il gancio destro, destro Fioretti, è andato a bersaglio. Qua bene ancora Fioretti a bersaglio. Bene il montante di Nappi che molto probabilmente ha anticipato il diretto di Fioretti, che adesso risponde con due colpi al volto. Deve stare attento alla testa, dice l'arbitro a Fioretti. Prova Fioretti qua a vuoto, continua a lavorare con i ganci Fioretti. Qua prova il diretto destro a vuoto Nappi.
ancora scambi violentissimi quando mancano 30 secondi alla fine. Prova, a mio avviso Nappi leggermente più stanco sembra di Fioretti. Qua bene il diretto destro per Nappi, e qua ancora una volta il gancio sinistro a bersaglio per Nappi. Nappi, pur essendo più lungo, non demorde e accetta i vari scambi. Intanto vedo che... E qua a bersaglio Nappi due volte con due ganci larghi. Ecco, è la fine di questo bellissimo match. Bello, bello, bello. Primo incontro, veramente hanno aperto questi due ragazzi tra gli applausi generali di tutti quanti presenti qui a Torbella Monaca. Veramente in tanti, caro Mirko, ancora una volta questa palestra attira a sé tantissimi appassionati di pugilato. Sì. Veramente, veramente un bel match. Un alto ritmo, bei scambi, match pulitissimo. Con bellissimi colpi a segno. Siamo al verdetto. Il verdetto vince l'incontro ai punti, l'angolo blu. Viene premiato Domenico Fioretti. Bello come sempre il gesto di sportività tra i due ragazzi. C'è veramente duro, ripeto. Prossimo match, Mirko, si va velocemente questa serata. Prossimi a salire sul ring ASD Talenti, Cedrone Andrea, 22 anni, Elite, l'esordio per lui, che se la vedrà con l'associazione pugilistica Venus Sarienti Alex, 27 anni, un esordio anche per lui. Questi sono i momenti che, ecco, il match d'esordio è sempre un'emozione indescrivibile. Ricordiamo categoria 65 kg, categoria Elite, peso 65 kg per loro. Sì, sempre tre riprese da tre minuti. L'arbitro chiama al centro del ring entrambi i pugili. Stavano partendo prima del gong. Ci sta, l'emozione è tanta, prima, l'emozione è tanta, caro Mirko. Come dicevo prima, il match d'esordio è sempre un'incognita. Si parte. Prova Sarienti. Anche qui il pugile all'angolo blu, Sarienti, mancino. Si butta subito, scambi violentissimi, sì, scambi, attenzione, sì, attenzione, sì, attenzione. Sì, c'è il conteggio, penso che sia finito il match. Penso proprio di sì anche io, caro Mirko. Sì, match è brevissimo ma intenso. Sono stati scambi pesanti, scambi durissimi. Sarienti veramente una furia. Sono messi a scambiare entrambi a mani basse. Sì, adesso capisco perché volevano partire subito.
scambi veramente, eccolo qua, di, eccolo più qua. Di un colpo che arriva, eccolo da segno qua, da parte, sì, di Salienti, sì, ha fatto bene, fatto non bene ma benissimo, sì. L'angolo di Cedrone a interrompere l'incontro. Qui la prima cosa è la tutela dei ragazzi, la tutela della salute dei ragazzi, caro, certo. Mirko avrà modo sicuramente di rifarsi Cedrone. Bell'esordio per Salienti. Sì, cominciato il suo cammino nel migliore dei modi, diciamo, dopo... Beh, poi ti dà anche tanto morale, comunque, certo. Vincere per KO. Sì, un KO, ecco, alla prima ripresa, forse dopo 20-30 secondi neanche. Anche questo secondo match molto molto veloce. Passiamo al terzo incontro di questa serata. Si vedranno opposti ASD Box S4 Acquaviva Federici contro di lui ASD Box Ciociaria Antonucci Brian, Elite categoria di peso 61 kg. Acquaviva Federico 18 anni, Elite 2 match 2 sconfitte. L'esordio il 26 febbraio del 2023 a Roma contro Giulio Provvidenza, ultimo a Roma contro Gioele Buzzonetti il 14 maggio 2023. Dall'altra parte Antonucci Brian, 17 anni, 3 match, 2 vittorie, 0 pari, 1 sconfitta. L'esordio a Roma il 26 febbraio 2022 contro Luca Grigoras con match vinto ai punti. Ultimo match l'8 ottobre 2022 contro Salvatore Santopietro, vinto ai punti. Questi sono i record secondo quanto riportato dalla Federazione Pugilistica Italiana. Ed è tutto pronto, come vediamo i ragazzi a bordo ring, due giovani ragazzi, 17 e 18 anni, caro Mirko. Sì. Eccoli salire sul ring, sale già pronto sia Acquaviva che Antonucci. Che si disputerà nei 61 kg. Si parte, prima ripresa. Ancora una volta. Qua bello il diretto sinistro, e ancora una volta sullo stop. Diretto sinistro due volte a bersaglio. Mancino ancora una volta al pugile all'angolo blu Antonucci. Sì, molto bravo Antonucci. Molto probabilmente Acquaviva, secondo me, trova difficoltà nel boxare contro un Mancino. Sì, braccia lunghissime. Sì.
prova dalla lunga distanza Antonucci, prova nuovamente con il diretto sinistro, deve accorciare, deve cercare di accorciare la distanza. Acqua viva, lavoro non facile, diciamo, con un pugile mancino abbastanza più alto. Qua si sposta Acqua viva, deve stare attento a non abbassare la testa. È arrivato già pesantemente Antonucci a bersaglio. Sì, due volte con la mano sinistra. Ora fasi di studio, qua vuoto entrambi. Antonucci al centro ring, aspetta il movimento di Acqua Viva. Sì, cerca di prenderlo sul tempo, sì, mentre avanza. Qua di nuovo il diretto sinistro a bersaglio. Qua prova a lavorare a due mani Antonucci. Qua bene, sì, bene Antonucci. Match molto sporco. Bene qua Acqua Viva. Bene qua Acqua Viva, è andato a bersaglio con il diretto destro. Ora c'è il primo richiamo ufficiale per Acqua Viva. Non deve abbassare la testa. È stato richiamato due volte verbalmente dall'arbitro. Qua prova con il diretto destro e qua riprova a partire con il sinistro. E ora la sfuriata per Antonucci. Sì, Antonucci riesce a portare il pugile dell'angolo rosso alle corde e lavora bene a due braccia, sopra e sotto. Qua dato di nuovo a bersaglio Antonucci. Fine della prima ripresa. Una ripresa. Viva che dovrebbe cercare di lavorare più a corto e non attendere troppo Antonucci dalla media lunga distanza, caro Mirko, anche viste le leve di Antonucci. Sì, e soprattutto deve stare attento, visto che ha preso anche un richiamo ufficiale, a non abbassare la testa. Bravissimo, bravissimo, d'accordo. Sia perché è pericoloso e sia perché comunque c'è il rischio di un altro richiamo. Seconda ripresa e qua è entrato Acqua Viva con il diretto sinistro, si toglie all'ultimo secondo dalla traiettoria di quel sinistro che poteva diventare pericoloso. Acqua Viva, Acqua Viva che scusate, Antonucci che aspetta Acqua Viva che porta un colpo, rientra bene a due braccia. Va bene, sì, Acqua Viva che riesce a incrociare Antonucci. Andiamo ufficiale. E qua, anche sì, anche Antonucci. Quindi riequilibrato il match sotto questo punto di vista. Beh, questo può dare anche coraggio ad Acqua Viva, fa anche morale. Ancora scambia due braccia. Ma qua Acqua Viva deve riuscire a lavorare.
deve riuscire a infilare le mani in mezzo a quelle di Antonucci e lavorare, perché questo è il momento. Qua bene intanto Antonucci è entrato bene a bersaglio. Qua ancora una volta, qua viva, riesce a prendere il tempo ad Antonucci e a infilare un diretto destro che è andato a bersaglio. E qua invece Acquaviva che riesce a inserirsi bene all'interno della guardia di Acquaviva. L'arbitro continua a dire ad Antonucci che non deve trattenere Acquaviva. Bello intanto la schivata di Antonucci. Ora si lavora al corpo, sta lavorando con i montanti Antonucci. Qua invece bene Acquaviva al corpo. Bella sfuriata di Antonucci nel finale. Sì, ha chiuso dopo quattro montanti con un gancio, sì, con un gancio destro al volto. Terza ed ultima ripresa. Ora partono subito forte, attenzione, bello il gancio destro di Antonucci che sorprende a Caviva. Ora questa ripresa potrebbe essere anche determinante, sì. Mirko. No. Qua c'è il conteggio, sembrava scivolato, sì, però forse Antonucci è riuscito a mettere un colpo dalla corta distanza mentre Acquaviva andava dentro. Ora vedremo se Acquaviva vorrà rifarsi di questo conteggio. Ricordiamo che nel dilettantismo il conteggio non ha nessun valore, sì, nel decremento di punti. Bella intanto la schivata di Acquaviva. Ancora scambi interni al corpo. Qua ancora Antonucci. Antonucci porta dei colpi veramente esplosivi. Aspetta Antonucci, aspetta il colpo che intanto cambia guardia anche Acquaviva. Qua è entrato bene Antonucci. Qua prova con il montante a sorprendere Acquaviva Antonucci. Va a lavorare Acquaviva. Ancora scambi dalla corta distanza.
20 secondi di questa terza ripresa. Secondi alla chiusura di questo incontro. Qua si ripropone Acquaviva, prova a mettere un gancio e finisce. Bell'incontro, caro Mirko, credo che questa ultima ripresa abbia fatto pendere la lancetta dalla parte di Antonucci. Sì, quest'ultima ripresa anche ha decretato, secondo me, la vittoria di Antonucci. Vedremo se anche i giudici la penseranno come noi. Intendetto, vince l'incontro ai punti. Sì. Si va spediti, quarto incontro, caro Mirko. Vedremo salire sul ring per la ST Talenti Anelli Emanuele. Se la vedrà contro Felici Matteo della ST Box Ciociaria, categoria Elite 68 kg. Anelli Emanuele, 21 anni per lui, Elite, come dicevamo, esordio in questo incontro. Felici Matteo, 24 anni, un match, una sconfitta. L'esordio il 14 maggio 2023 contro Andrea Pilli. L'arbitro chiama al centro del ring Anelli e Felici. Tutto pronto, si parte, prima ripresa. Partiti forti entrambi, Felici è partito subito. Sì, subito in quarta. Subito forte. Arbitro che cerca subito di prendere il comando della situazione. Sì, tanto dice subito ad Anelli che deve girare i colpi. Qua Anelli che sarà un match difficile per l'arbitro. C'è tanta voglia di fare per entrambi, caro Mirko. Qua Felice è andato a bersaglio, scambi centro ring, sì, scambi potentissimi, centro del ring. Qua continua a lavorare Felice al corpo, continua con i montanti. Qua bene Anelli che prova a infilare un montante per riesce a passare. Deve alzare la testa Anelli. Qua è Felici che è andato a bersaglio. A vuoto Felici. Si chiude Anelli. Parte dalla bello intanto il braccio destro di Felici.
a vuoto felici. Qui rimette subito Anelli. Sinistro destro per Felici sui guanti di Anelli. Ora prova a lavorare Felici. Qua è andato a bersaglio Anelli. Ancora una volta a bersaglio nel diretto destro. Qua è riuscito a prendere il tempo Felici. Termine di questa prima ripresa che partiti subito a un alto ritmo, con scambi ravvicinatissimi e colpi duri. E qui ora vedremo come avranno gestito questa prima ripresa. Mi è sembrato che sono partiti veramente troppo forti per vedere come, con come un ritmo partiranno. Molto elevato per essere una prima ripresa. Sì. Abbastanza motivati entrambi, vedo. Seconda ripresa. Si riparte, seconda ripresa. Qua riparte subito Felici. Credo che sia l'ultima volta che l'arbitro richiami verbalmente Anelli. Prova a partire dalla distanza con un diretto destro Felici, colpo telefonato. Qua ancora il diretto destro per Felici e qui scambia con ganci larghi Felici. Brava Danelli a tenere sulle mani. Ancora Felici che prova lo scambio, Anelli chiuso, rimane in guardia. Ancora sinistro destro per Felici. Qua è entrato con il diretto destro Anelli. Ora bene Felici, lavoro al corpo. Bene qua ancora il diretto destro per Felici. Questa ripresa forse Felici riesce a mettere più colpi a segno. E ora è il momento per Felici di essere richiamato verbalmente dall'arbitro. Qua parte subito Felici. Ancora con il diretto destro. Prova a lavorare al corpo Anelli. Adesso Anelli. Un buon gancio sinistro. Qua bene il diretto sinistro sempre per Anelli e qua altro diretto destro a bersaglio per Anelli. Sembra essere stanco, sì. Felici a 10 secondi dalla fine. Sì, anche Anelli è abbastanza stanco. Ancora un gancio destro dalla corta distanza.
ultimi 10 secondi di questa seconda ripresa. E qua riparte Anelli subito. Felici non si fa trovare impreparato. Risponde. Match godibile, nonostante sì, praticamente sia un esordio e un secondo match. Sì, comunque quando i match sono con avversari di pari livello sì, è sempre un match godibile. Staremo a vedere questa terza ripresa se sarà come le prime due, quindi molto probabilmente questa ultima ripresa potrebbe anche qui poter far vincere o Anelli o Felici. Potrebbe essere determinante questa terza ripresa, caro Mirko. Sì, per far pendere l'ago della bilancia. Staremo a vedere. Si riparte. Qua prova il sinistro destro Felici, prova a lavorare al corpo. Ancora il diretto destro per Felici. Sembra partito più convinto in questa ripresa Felici. Sì, riesce ad incalzare Antonelli. Bello qui il gancio, è riuscito a toccare Anelli. Prova con i colpi al corpo, alla figura. Ancora qui Anelli con il diretto destro che è andato a bersaglio. Sembra stanco Anelli. Qua Anelli deve cercare di prendere, di raschiare dal barile tutte le forze che ha. Felici sta prendendo più iniziativa in questa terza ripresa. Troppa iniziativa, troppo passivo Anelli. Qua prova a mettere un diretto destro. Ancora due calci con 80 al volto. Momento di difficoltà per Anelli. Sì, sembra più stanco. Qua è ripartito Felici. Intanto l'arbitro dice di non tenere le braccia tese. E qua è entrato bene con il diretto sinistro a Felici sull'avanzata di Anelli. Entrambi i ragazzi sono veramente stanchi. Avevamo detto che sono partiti nella prima ripresa, sì, veramente morti. Felici la inserire con questi scambi. Felici che a mio avviso va avanti con tanto orgoglio in questa terza ripresa. Anelli è visibilmente più stanco. E qua invece mette bene un diretto Anelli. Qua continua a provare. Qui c'è il conteggio. C'è il conteggio. Più che altro per difesa passiva, penso. Sì, sì. Non è arrivato il colpo forte. E finisce la ripresa. Il conteggio è arrivato sul finale. Sì, no, ma è arrivato per passività. Beh sì, penso un conteggio diciamo a scopo precauzionale. Penso questa terza ripresa anche ha fatto perdere, diciamo, ha fatto. Sono d'accordo con te. Terza ripresa che ha spostato l'ago della bilancia a favore dell'angolo blu. Vince il
non ci sbagliavamo, caro Mirko, anche in questo verdetto vince l'angolo blu, felici. Anelli si è dato molto più stanco verso il finale del match. Sì. Nel prossimo match vedremo impegnato il primo pupillo della palestra Olympic Boxing Gym, Simone De Masi all'angolo blu. Magliocchetti Daniele, 19 anni per lui, un match. L'esordio a Roma contro Edoardo Costone, vinto ai punti. De Masi Simone, per lui l'esordio in questa serata, tra l'altro tra la sua gente. Vediamo all'angolo Giorgio Marinelli. Sì, l'esordio in casa, diciamo, è sempre un'arma a doppio taglio perché puoi pagare l'emozione, puoi pagare lo scotto di combattere davanti a molti dei tuoi amici. Vedremo come reagirà De Masi. Tanto è tutto pronto, l'arbitro già ha chiamato i due pugili al centro del ring. Magliocchetti De Masi, Elite, 71 kg. Si parte. Qua è partito subito De Masi. Mobile col tronco. Anche qui, prima ripresa, sono partiti entrambi forti. Qua bene Magliocchetti, che ha portato due diretti in linea a bersaglio. Non deve colpire con l'interno del guanto De Masi. Ora continua Magliocchetti con i diretti. Ora parte con sinistro destro Magliocchetti. Continua a lavorare con i diretti Magliocchetti sulle braccia di De Masi. Sì, De Masi ha una guardia molto serrata, tiene bene le mani alte. Qua ricorda di girare i colpi a De Masi. Qua De Masi, incitato dal pubblico di Torbella Monaca, va avanti, continua ad andare avanti. A vuoto entrambi De Masi. Bella risposta Magliocchetti. Sì, è andato preciso a bersaglio con i colpi in linea. Prova ancora Magliocchetti. Bello qui. Una volta con la stessa azione. Sì. Su un colpo di rimessa, ancora una volta su un colpo di rimessa col diretto destro. Dato bene a bersaglio. Qua ancora una volta De con Masi un gancio sinistro. Tanto cuore per De Masi, che sicuramente, conoscendolo, non vuole deludere. Qua credo sembra che aver preso il tempo. Bravissimo Magliocchetti, te lo stavo dicendo io. Magliocchetti sembra aver preso il tempo a De Masi. Qua esce bene Magliocchetti dall'angolo.
Vediamo all'angolo Giorgio Marinelli, ricordiamo, un grande protagonista del pugilato italiano, Giorgio Marinelli. Tra l'altro un Giorgio Marinelli che è tornato anche a combattere, caro Mirko. Sì, dopo, se non erro, 14 anni, non vorrei dire una bagianata. E ha riprovato questa emozione di salire sul ring. E credo che gli sia anche piaciuta, perché so, sì, che so che dovrebbe ricombattere tra non molto. Sì. Giorgio Marinelli, ricordiamo, anche per uno degli ultimi personaggi che riempiva i palazzetti anche senza social. Bravissimo, bravissimo Mirko. Ma diciamo che ne avevamo tanti negli anni 90, sì, 2000, che senza social riempivano i palazzetti. Oltre ad essere campioni, riuscivano a crearsi un personaggio di... Intanto vediamo De Masi che parte subito forte. Grazie mille. De Masi è partito subito, cercando di prendersi il centro del ring. Qua avanza Magliocchetti, sempre con i colpi dritti. Bella la schiena di Magliocchetti. Ancora con i colpi in linea Magliocchetti. Non lavora mai con un colpo singolo. Qua De Masi che corre appresso a Magliocchetti, deve cercare di tagliare la strada il più possibile. Qua bene ancora Magliocchetti, che riesce a prendere ancora una volta il tempo a De Masi. Cambia guardia De Masi. Bene, esce bene dall'angolo Magliocchetti qua. Parecchio mobile Magliocchetti, sugli attacchi di De Masi riesce sempre ad uscire dalle sue traiettorie. Ancora una volta con il diretto a segno Magliocchetti. Qua si lancia De Masi su Magliocchetti, grande cuore per De Masi, devo dire Mirko. Sì, un match tutto l'attacco. Ancora una volta Magliocchetti, guarda, bravo ad uscire dalle corde. E qua è entrato bene, sì, Magliocchetti, sì. È ancora bene. Qua c'è stata una risposta, sì, di De Masi. Sì, anche qui una risposta d'orgoglio di De Masi. Bella sfuriata sul finale di questa seconda ripresa di Magliocchetti che calza De Masi. C'è il casco Magliocchetti che forse si era slacciato sopra. 9 secondi. Non si sono accorti
Magliocchetti stava ancora allacciando il casco. In questa terza ripresa De Masi dovrà cercare il tutto per tutto per cercare di... Si riparte, terza ripresa. Ancora una sfuriata di De Masi che porta Magliocchetti alle corde, che prontamente risponde però agli scambi. Che cuore De Masi. Sì. Qua entra in con un montante Magliocchetti. De Masi si avventa su Magliocchetti. Intanto bella l'inserita di Magliocchetti, sì, che riesce a passare sotto. Si muove molto bene. Qua è andato a bersaglio. Qua c'è il conteggio. Sì, giusto questo conteggio. Non deve girarsi De Masi. Ah, cascato il paladetti. No. Qua si riparte. De Masi che si scaramenta addosso a Magliocchetti. E qua è entrato nuovamente Magliocchetti a bersaglio. Deve tirare sulle mani. Qua bello il gesto, sì, tecnico di Magliocchetti. E ancora qua entra Magliocchetti a bersaglio. Con un buon movimento di gambe riesce sempre ad evitare i colpi. Ecco, come adesso di De Masi. Bella la risposta di Magliocchetti, con una schivata è rientrato con tre colpi. Mirko, Magliocchetti ha solo un incontro, sì. Sembra un pugile navigato, sì. Si muove benissimo sul ring. Qua bene ancora Magliocchetti con il gancio e qua di nuovo con due diretti a bersaglio per Magliocchetti. De Masi non demorde, continua ad andare avanti. E il grande cuore di De Masi. Ci prova fino alla fine, mettendo tutti i colpi possibili. Siamo a 30 secondi dal finale. Ancora mobile Magliocchetti. E qua incalza bene con il dietro sinistro. Ha toccato nuovamente Magliocchetti De Masi. E qua ancora destro di Magliocchetti che riesce qua, ancora una volta. E qua veramente complimenti a Magliocchetti. Ma complimenti al cuore di De Bravissimo, complimenti al cuore di De Masi. Ci ha provato fino veramente all'ultimo secondo, pur essendo un esordio. Esordio difficile per De Masi, trovato davanti un Magliocchetti strepitoso. Sì, questa è la conferma di che i record della carta a volte lasciano il tempo che trovano. No, ma questo anche a conferma, caro Mirko. Tanto andiamo al verdetto. L'angolo rosso. Mi sembrava scontato, sì, questo verdetto. Complimenti a entrambi i pugili. Simone ha accolto comunque dal pubblico di casa. Altro match per un altro pupillo di casa, Coccia Kevin all'angolo blu contro Gulli Matteo, ASD Frontaloni. Gulli Matteo e Coccia Kevin, peso 66 kg, Elite. Gulli Matteo 21 anni, 15 match, 9 vinti, un pari e 5 sconfitte. Esordio a Roma il 13 marzo del 2021 contro Mattias Giorgi, vinto. L'ultimo match a Roma, vinto anche questo il 18
febbraio contro Riccardo Rosi. Coccia Kevin, 20 anni, 26 match, 13 vittorie, 4 pari, 9 sconfitte. L'esordio il 2 marzo 2018 ad Ariccia contro Simone D'Amici, vinta ai punti. L'ultimo match a Roma il 26 marzo 2022 contro Youssef Assab El Nabi, un pari. Coccia Kevin, un ragazzo veramente dedito all'allenamento, un ragazzo quadrato. Ho avuto il piacere di stargli all'angolo in varie occasioni. È un match che secondo me sarà un grande match. Sì, Frontaloni, un'ottima scuola. Bravissimo, ecco. Grandissimi tecnici. Sarà un match veramente godibile, conoscendo entrambi i ragazzi. Qua è partito subito Coccia con un gancio sinistro. Ulli composto in guardia, mobile sulle gambe. Tanta la differenza di altezza. Sì. Vedremo se farà la differenza anche sul tipo di pugilata adottato da entrambi i ragazzi. Bulli cerca di prendere, e qua Coccia è andato a bersaglio, partito da lontano. Si muove bene Coccia. Ora centro ring per Bulli. Ora è Coccia e prova a prendere il centro del quadrato. Belle schivate sotto i colpi di Bulli. Tanto mobile col tronco Kevin Coccia. Sì. Cerca di non dare un punto di riferimento a Bulli. All'angolo suggeriscono di attaccare, di andare avanti. Qua è andato Bulli a bersaglio con un diretto destro. A vuoto Coccia. Fa vuoto Bulli con il montante. Fatto un passo indietro Coccia. Fino a mantenere il centro del ring Bulli. Ora è Coccia che si mette al centro del ring. Prova qui bene Coccia sull'avanzata di Bulli. Incluso con un braccio destro. Continua a muoversi bene sulle gambe, sul tronco Coccia. Un match abbastanza tattico. Sì. Dove si cerca di lavorare sugli sbagli dell'avversario. Qua vuoto entrambi. Ora vuoto entrambi su questa ultima azione che chiude questa prima ripresa. Abbastanza equilibrata. Sì. Sì, quando si sale comunque un po' di livello è sempre che si cerca di capire, di lavorare sull'avversario. Sapevamo che sarebbe stato un match bello questo, soprattutto tecnico-tattico, caro Mirko. Sì, adesso vediamo all'angolo cosa suggeriranno e se riusciranno a metterlo in pratica.
seconda ripresa iniziata. Guardia mancina per Bulli. Subito scambi accesissimi. Qua bene Bulli. Tanto tacchito al corpo da parte di Caio in coccia, seguito da un diretto destro che si infrange sulla guardia di Bulli. Qua ancora Coccia invece tocca con il gancio sinistro. Qua prova a muovere il tronco, mette un diretto sinistro Bulli. E bello, qua bravo Coccia da lontano da parte di Coccia, ha sorpreso Bulli. Ancora Coccia e qua ancora Coccia con il gancio sinistro. Si sta facendo la differenza Coccia su questi cambi ritmo, su questi cambi di velocità. A vuoto con un gancio, qua bello il gancio e c'è il conteggio. Uscito con le mani basse, ne ha approfittato subito Bulli. L'ha colto a bocca aperta e vola al paravento. Ora Coccia sicuramente vorrà rifarsi. Sì, ha sicuramente una reazione. Ecco, cerca di accorciare. Bello, lancio sinistro ancora una volta da lontano. Muove bene Bulli. Questa volta non si fa cogliere impreparato dall'assalto di Coccia. Ancora rapido con il tronco ad accorciare Coccia. Fa sentire anche il pubblico qua, bello sul finire il diretto di Bulli. Che match, caro Mirko! Sì, ripeto, è un match veramente tattico, dove c'è un Bulli sempre composto che cambia guardia e lavora dalla distanza. Ecco, pronti per questa terza ed ultima ripresa. Sicuramente vedremo un Kevin Coccia che sarà più all'attacco conoscendolo. Bagnato l'angolo rosso. Sì. Si riparte. Bulli che riesce a sfruttare bene la sua altezza. Qua a vuoto Coccia con il gancio sinistro.
muovono entrambi veramente sul tronco molto bene. Mani altissime per Kevin Coccia che cerca di accorciare. Ah, si infrange sul guantone il gancio di Gulli. Qua ancora Coccia prova per vie interne. Ora buono il sinistro per Coccia, qua è entrato nuovamente con il gancio destro Coccia. Ecco intanto lo scambio a due mani. Qua ecco, bene. Bello gancio sinistro da parte di Kevin Coccia. E sì, qua ora c'è il conteggio per Gulli. Il conteggio sicuramente non è stato, è stato che è rimasto passivo su quel gancio sinistro di Kevin Coccia. Non lo so Mirko, anche quello di Coccia non mi sembrava personalmente un conteggio, neanche questo, ti dico la verità. Qua bene adesso Coccia con il diretto sinistro. Anche perché comunque parliamo di pugile elite, quindi... Bravissimo, bravissimo. Mi sembrano conteggi un po' troppo avventati, non mi sembra che entrambi avessero mostrato cedimenti sui colpi presi o aver accusato in maniera vistosa il colpo. Questo conteggio però ha fatto molto morale a Coccia, che vedo che sicuramente giustamente... 30 secondi alla fine. Intanto Gulli adesso va ad accorciare le distanze. Qua prova Coccia con questo gancio largo. Qua invece l'avanzata di Coccia, Gulli prova a mettere il diretto. E qua bello, bene, sì, sì. Ecco, forse è stata anche una testata involontaria. Sì. Volato il paradenti a Coccia. Sì, quando penso sia finita ormai la terza ripresa. La seconda volta l'arbitro fa ancora una volta un richiamo verbale per Coccia. Qua ha partito bene Gulli. Bello, qua, stato bello gancio il gancio e qui risponde bene Gulli. Si infiamma il match. Sì, un'ottima reazione. Cambiano entrambi a due mani. Che match! Bello, è alla fine di questo bellissimo match. Complimenti a entrambi e soprattutto complimenti agli angoli che preparano questi ragazzi e li portano veramente in una forma strepitosa. Tre mesi di alto ritmo. Staremo a vedere il vincitore di questo match. Vince i punti Kevin Coccia. Stato un match bellissimo. Complimenti a entrambi. Intanto caro Mirko, ora ci sarà una pausa prima di riprendere questa serata. Kevin Coccia, fratello di Gianfranco Coccia, professionista. Bravissimo, che a breve salirà sul ring anche lui. E allora caro Mirko, diamo appuntamento a tra poco a tutti voi, due secondi di pausa e torneremo qui su Fighters Live. Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri.
Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere ed essere pugili. Oggi, Fighters Life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo. Sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione che aspira a nuove vette, ti spingeremo oltre i tuoi limiti. Unisciti a noi, perché insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere la grandezza. Lascia che la tua passione si trasformi in gloria. Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi. Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi. 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione. Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento, gratis e senza vincoli economici. Per l'immagine dei tuoi eventi, scegli Fighters Life. Scegli il meglio. Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli, la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri. Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere. Adriano! E si ritorna in diretta qui da Torbella Monaca. Stanno salendo sul ring Belli Adriano contro Di Giamberardino Matteo. Prima ripresa. Vediamo di Giamberardino all'angolo blu che prende il centro del ring. Un ottimo record per entrambi i pugili.
Pelli all'angolo rosso con 15 vittorie, 2 pari e 3 sconfitte. Qua è entrato bene Pelli con il gancio, qua invece è Di Gian Berardino che entra a bersaglio, ora il diretto destro per Pelli e qua col gancio entra Di Gian Berardino. Qua lavora molto bene con la mano avanti Pelli. Cambia guardia, sì, di guardia mancina. Ripresa all'attacco per Di Gian Berardino che ecco, è costretto ad incassare un gancio sinistro da parte di Pelli. Qua prova a sorprendere Di Gian Berardino Pelli con un montante. Qua entra bene Pelli con il diretto destro. Ora il lavoro di Gian Berardino con la mano avanti. Molto mobile Pelli. Qua prova ancora Di Gian Berardino con la mano dietro. Prova a lavorare al corpo. L'angolo blu. Ora il gancio di Pelli. Bene il diretto destro di Gian Berardino. Ancora un cambio guardia da parte di Pelli che lavora le corde, lavora tanto con la mano bello avanti e mette il montante destro. È andato a bersaglio per Pelli. Qua ancora il gancio di Pelli. 10 secondi alla fine di questa prima ripresa. Che ora, passava velocemente sì, dopo questo match, bellissimo match. Un ritmo altissimo. Tutto pronto per questa seconda ripresa. Seconda ripresa. Pelli, angolo rosso di Gian Berardino, angolo blu. Molto mobile Pelli, si muove molto bene sul ring. Sì, sempre pronto a rompere l'azione del pugile opposto con la mano avanti. Qua bene di Gian Berardino. Anche questo Alberto, un match con un ritmo elevato. Sì, un ritmo elevatissimo. Senza mai un'interruzione da parte dell'arbitro. Qua è entrato bene con il diretto ancora una volta Pelli, è entrato a bersaglio. Lavora molto bene con la mano avanti Pelli. Ancora qua con il diretto sinistro. Bella l'azione adesso di Gian Berardino, ma risponde prontamente Pelli. Alzare la testa Pelli, dice l'arbitro.
Va bene il montante di Belli, riuscito a trovare lo giusto, il giusto spazio per infilarlo. Di Gianberardino che ancora Belli è andato a bersaglio. Vado qui, Belli si è mosso molto bene, di Gianberardino. Bello il diretto destro da parte di Gianberardino dalla distanza, che ancora con le mani alte accorcia e prova a lavorare da vicino. Bello ancora qua l'incrocio destro, sì. È andato a bersaglio di Gianberardino e ora è Belli che risponde sempre con la mano avanti. Lavora molto bene Belli con la mano avanti e qua di Gianberardino entra a bersaglio, ora lavora al corpo di Gianberardino. Belli si muove sempre molto bene sulle gambe, qui Belli incrocia bene. Ancora di Gianberardino a cercare l'azione. Anche questo veramente un bel match. Bello lo scambio ravvicinato. E termina questa seconda ripresa. Bello incontro. Guarda il lavoro con la mano avanti di Belli, Mirko. Sì, riesce sempre a disturbare l'azione e l'iniziativa del pugile all'angolo opposto. Belli lavora bene anche in guardia mancina. Cambia spesso guardia Belli, si muove molto bene sulle gambe, si muove anche bene sul tronco. Sì, di Gianberardino porta moltissimi colpi alla distanza. Terza ed ultima ripresa. È volato questo incontro. Ora lavora, continua a lavorare con il jab Belli. Continua sempre a inserirlo a bersaglio. Belle schiave, tanto di Gianberardino che risale con un colpo con la mano avanti. Qua è ora di Gianberardino che prova con il diretto destro. Continua a muoversi Belli e di Gianberardino, si muovono bene entrambi. Qua è di Gianberardino che mette il diretto destro. Belli riesce a uscire dall'angolo e gira di Gianberardino. Ora è di Gianberardino che prova ad andare avanti. Qua l'arbitro dice a Di Gianberardino di alzare la testa. Match, devo dire che fino a questo istante è stato molto pulito, con sì, pochi interventi dell'arbitro. Di Gianberardino che trova Belli chiuso in guardia, pronto a rispondere. Un match tutto all'attacco da parte di Gianberardino. Sì, d'accordo con te. Esce molto bene poi, tra l'altro, entrambi escono bene dalle traiettorie dei colpi degli avversari. Questo è anche frutto di un'ottima preparazione per tenere, ecco, queste gambe sempre in movimento col tronco. Bel lavoro al corpo di Belli. Qua manda a vuoto di Gianberardino Belli. Qua invece adesso entra di Gianberardino. Gancio a bersaglio per Belli.
continua a lavorare al corpo. Chiusa da un gancio sinistro al volto. Ultimi 10 secondi, bravissimo. Bravo, bella sessione di Gian Berardini. Veramente un bellissimo match. Match molto equilibrato a mio avviso, Mirko. Sì. Attendiamo il verdetto. Vince Pelli all'angolo rosso. Complimenti anche a Di Gian Berardino, perché match molto avvincente, match godibile. Sì, complimenti a entrambi i pugili, veramente, veramente un bel match, un match di livello. Sono match che, verdetto a parte, comunque fanno, servono e fanno, fanno crescere. Saliamo un po' di peso ora, a linea di 81 kg, all'angolo rosso. Maestri Michilian, 4 vittorie, 3 pari e 9 sconfitte. Maestri. Maestri 81 kg, cominciano a essere pesi importanti. Gran fisico da parte di Amato. Che va subito all'attacco e incalza il pugile all'angolo rosso con una serie di colpi. Amato ha preso il centro del quadrato. Colpi pesantissimi per Amato. Sì, queste cominciano a essere categorie, Alberto, che ogni colpo come adesso può cambiare. Amato è entrato ancora una volta con il calcio destro. Qua lavorano sulla corta distanza. Studio per entrambi. Qua vedo un po' di sangue forse sulla destra di Amato. Qua prova Maiestri a lavorare. Qua si incrociano pesantemente, Mirko. Adesso è il pugile dell'angolo rosso che va all'attacco. Bello questo incrocio da parte di Amato. Credo che... intervento medico. Sì. Penso sia niente di qui comunque, solo
essendo neanche un punto pericoloso come mai il sopracciglio. Infatti fa continuare la via. Bello qua l'incrocio. Ancora una volta Mada all'attacco. E c'è il conteggio da parte subito dall'angolo, dal pugile all'angolo rosso. Rimasto passivo dopo l'attacco di Amato. Qua si lancia Amato. Qua ancora il gancio di Amato. Qua prova risposta d'orgoglio per Maiestri. Deve andare avanti con la spalla, dice l'arbitro ad Amato. Ultimi 10 secondi di questa prima ripresa. Il match è molto fisico. Qua scambiano entrambi. Avviso aperto. Vedremo questa seconda ripresa come sarà impostato il match. Seconda ripresa. Si riparte. Ora prova con il gancio Amato. Adesso è Miestri che attacca e scambi. E qua bravo Maiestri. Scambi veramente a viso aperto. Amato a vuoto con questo gancio destro. L'arbitro dice a Maiestri di alzare la testa. Qua sinistro destro dell'angolo rosso. A vuoto ancora Maiestri. Sembra un po' stanco Amato. Sì. E qua bello il montante di Amato che è andato a bersaglio. Ora Maiestri che gira per il ring. Amato sta in una fase che attende il suo avversario. Qua bene ancora Amato. Ancora uno scambio duro da parte di entrambi. Non deve trattenere a sé Amato Maiestri. Qua un incrocio pericolosissimo. Prova con il montante Maiestri, esce poi dai colpi di Amato Maiestri ancora. Sembra forse un po' più fresco, sì, di Amato. Qua ne deve approfittare però Amato e Maiestri. Più mobile sulle gambe anche. Bene, bella qua Maiestri è andato a bersaglio con il gancio.
gli ultimi 10 secondi. E termina anche questa seconda ripresa. Marco, ecco, come dicevamo, Amato forse ha pagato questa prima ripresa che è partito troppo forte. Sì, forse sì. Poi il pugile all'angolo rosso, Maiestri, ha alzato parecchio ritmo dopo la prima ripresa, sembra aver preso più confidenza. E Amato sta soffrendo un pochino questo cambio ritmo. Adesso vedremo questa terza ripresa come approcceranno al match. Tutto pronto. Vedremo se Amato ha recuperato un pochino. Terza ripresa. Amato che ha preso il centro del ring. Maiestri che continua il lavoro accanto, vicino alle corde, continua a lavorare in maniera bello molto mobile. Qua è entrato Amato. Bene il gancio sinistro, come dicevi, di Amato. Adesso è Amato che sta sulle corde e subisce il lavoro di Maiestri, ma risponde prontamente con ganci. Qua è entrato bene col diretto destro Amato, ha risposto immediatamente Maiestri. L'arbitro richiama verbalmente Amato. E ora qua Maiestri, secondo me, ne deve approfittare. Sì, sul finale di questa ripresa. Va bene, è entrato bene Amato ancora una volta con il diretto destro. Deve cercare di accorciare la distanza a Maiestri e lavorare al corpo. Bene, intanto questo destro doppiato. Ancora con diretto destro Amato, qua mette invece un bel sinistro Maiestri con la mano davanti, lavora molto bene. E qua entra sinistro destro per Amato. Anche se Maiestri sembra non fare una via, che continua ad attaccare portando colpi su colpi. Ora Amato, 20 secondi al termine, si appoggia sulle corde Amato, stanchissimo. Stanchi entrambi, ma si dovrebbe approfittare, ma qua sta chiudendo l'incontro Amato. Come sempre è bello sottolineare la grande sportività dopo la battaglia. Direi che siamo discordanti sul verdetto, caro Mirko. Sì. Non lo diciamo. Siamo fatti dei segni. Non lo diciamo, però siamo abbastanza discordanti. Ascoltiamo quello che hanno da dire i giudici e di come hanno visto verdetto, loro il match. Vince l'angolo blu. E avevo ragione io, caro Mirko. Ho vinto il caffè, Alberto.
Complimenti a Amado che ha vinto questo incontro. Prima di proseguire, un veloce ringraziamento a due dei nostri sponsor che rendono possibile. E piano piano, caro Mirko, ci avviciniamo ai due incontri professionistici di questa sera. Ricordiamo che saliranno sul quadrato due pugili di casa, Coccia Gianfranco e Bevilacqua Leonardo. Proseguiamo con il decimo incontro. All'angolo rosso per la box Monteverde, Sabatini Pietro. All'angolo blu per la box Trastevere, Paolo Celli Giovanni. Arbitra il signor Scali. Sabatini Pietro, 22 anni per lui, due match, due vittorie. L'esordio a Roma il 25 marzo 2023 contro Lorenzo Leonardi, ultimo match l'8 luglio 2023 a Bracciano contro Andrea Catarinaco. Paolicelli Giovanni, 25 anni, 5 match, 2 vittorie, 2 sconfitte e due vittorie, 2 pari e una sconfitta. Esordio il 19 marzo 2022 contro Franco Serafini a Roma, vinto ai punti. Ultimo match il 30 settembre a Roma contro Francesco Tomaiuolo con un pari. Qua prova Paolicelli. Guardia mancina per Paolicelli. Qua invece è Sabatini ad abbozzare un'azione. Prova ancora con il diretto destro Paolicelli. A vuoto Paolicelli. Centro ring per Paolicelli, non deve allungare la mano Sabatini, dice l'arbitro. A vuoto ancora Sabatini, qua prova il diretto sinistro. A vuoto ancora, qua è entrato, sì, è entrato il gancio sinistro di Sabatini. Molto simili entrambi i pugili, sia fisico, sì, qua bene. Paolicelli è entrato bene con il gancio destro. Interviene l'arbitro, deve girare i colpi. Ora diretto sinistro per Paolicelli. Vuoto Sabatini. Dicevamo, Mirko, fisicamente e tecnicamente molto simili. Sì, due pugili abbastanza longilinei. Qua prova a rispondere Paolicelli. Ora prova col diritto con la mano sinistro. Dietro Paolicelli, sì. È andato a bersaglio. Adesso uno scambio bello, intanto questo diretto sinistro di Paolicelli cade il paradenti a Paolicelli. Vuoto, qui è entrato bene Sabatini. Ha un bel lavoro da fare l'arbitro in questa prima ripresa. Bello questo scambio, cominciato con due montanti al corpo e chiuso con un gancio destro al volto di Paolicelli. È
l'arbitro si fa sentire con entrambi. Qua mette un diretto, un gancio sinistro Sabatini. Caro Mirko, tutti match godibili fino a questi istanti. Sì, tutti i match abbastanza equilibrati. E mai sì, scontati. Sì, sì. Si parte con la seconda ripresa. Sabatini, angolo rosso. Paolicelli, angolo blu. Ancora qui Paolicelli che attacca, ma subito pronto a rispondere Sabatini con uno scambio a due mani. Qua prova a partire da lontano Paolicelli. Prova con il montante destro Sabatini. Parte da lontano con la mano dietro. Molto prevedibile. Qua prova a mettere due colpi potentissimi Paolicelli. Lega qui Sabatini. Qua ancora con il diretto sinistro Paolicelli. Bello il montante di Sabatini. Corpo, sì. Ora lavora con la mano avanti Sabatini. Continua a lavorare con il jab. Qua cerca di prendere Paolicelli che sembrerebbe più distanza. Concreto sui colpi. Qua bello, ecco, bello destro, il gancio sì. Destro di Paolicelli. Montante sinistro al corpo, ancora una volta al paradenti. La seconda... Secondo richiamo verbale. Secondo richiamo, la seconda volta che l'arbitro dice a Paolicelli di stringere il paradenti, di stringere la bocca, di chiudere la bocca, non far cadere il paradenti. Bello questo gancio destro con la mano avanti da parte di Paolicelli da media distanza. Qua è entrato nuovamente con un montante Sabatini, ancora una volta. Qua la testata involontaria. Involontaria l'abbiamo vista fin qui. Qua è entrato bene Paolicelli. Qua a vuoto. Sabatini riesce a mandare a vuoto Paolicelli. Qua diretto sinistro a bersaglio per Paolicelli. Ultimi 10 secondi. Bello questo qui. Gancio destro. Gancio destro preciso. Sulla punta del mento, che sì, sembra aver accusato Sabatini. Sì, sì, nell'avanzare. Gli ha preso proprio il tempo giusto. Pugli che sembrano anche abbastanza stanchi entrambi. Sì.
fuori i secondi, tutto è pronto per questa terza ed ultima ripresa. Tutto si carica Sabatini. Guardia serratissima per Policelli che parte da lontano con due colpi. Qua prova nuovamente il montante Sabatini. Qua ora è Policelli che va alla ricerca del suo avversario. Policelli. Ancora al corpo Policelli. Montanti, lavora con i montanti bene. Qua bene. Azione a due mani dalla corta distanza. E questo deve fare Policelli. Deve lavorare sulla corta distanza. Sembra molto stanco Sabatini. Questa terza ripresa. Sì, subisce anche un conteggio, anche qui penso per difesa passiva e per aver incassato qualche colpo in più. Su questo conteggio io mi trovo abbastanza d'accordo. Sì, comunque, a differenza di prima sì. Bravo, perché prima comunque c'era una reattività, adesso si vedeva che in questo momento Sabatini era palesemente... Sì, ma poi soprattutto passivo. Prima parlavamo di Puggi e comunque avevano già una notevole esperienza entrambi. Qua bene con il montante sinistro Policelli. Sì, lavora bene da vicino. Ora un ottimo montante qua. Si avventa Policelli su Sabatini. Prova a mettere un altro montante. Lo gira Sabatini, ora montante destro, gancio sinistro, ora il montante sinistro, ora passa bene sotto al gancio, ora il montante Sabatini. Questi montanti alla fine pagano sempre. E qua bello il gancio destro, è arrivato potentissimo. Sì, diciamo, a volte il lavoro al corpo viene sottovalutato, ma... Qua ancora con il gancio destro a bersaglio, Sabatini non ne vuole più, non ce la fa più. Bravo Sabatini e bravo Policelli. Un match dove Policelli ha fatto valere anche... La sua prestanza fisica. Sì, sono d'accordo con te. Eravamo abbastanza d'accordo su questo verdetto. Caro Mirko, siamo arrivati al main event per quanto riguarda i match IBA. Sì, ultimo match dilettantistico. Si affronteranno per la SD Invictus Ben Rana contro di lui ASD pugilistica Venus Madi Maul. 75 kg per entrambi.
Benji Kub Rana, 21 anni elite, 10 match, 4 vittorie, 3 sconfitte e 3 pari. L'esordio il 3 gennaio 2021 a Roma con un pari. Ultimo match a Formello con una sconfitta. Se la vide contro Antonio Nigrelli. Dall'altra parte Madi Naul, 20 anni, 8 match, 5 vittorie, 0 pari e 3 sconfitte. Esordio a Ceccano il 7 maggio 2022 contro Maxin Obirchuk, vinto ai punti. Ultimo match a Frosinone il 16 settembre 2023 contro Ignazio Cirillo, vinto ai punti. È tutto pronto per questo ultimo match per quanto riguarda i match IBA, ovvero match dilettantistici. Qua è partito subito bene Rana. Ora Rana bersaglio con il gancio sinistro. Ancora una volta provo l'avversario e parte. Non si deve abbassare Rana. Ora bene Rana. Bei movimenti di Rana. Manda a vuoto Mati. Qua ancora una volta è andata a bersaglio Rana. Adesso qua conteggio da c'è un conteggio Mati. Per passività credo, caro Mirko, non credo che il colpo sia arrivato potentissimo. Vediamo Mati come risponderà a questo conteggio. Saltella ma Rana sulle gambe. Cade il paradenti. Occasione per riprendere fiato per entrambi i pugili. Si riparte. Qua ora è Mati che ha messo un bel diretto a bersaglio. Si butta, si lancia Rana ancora una volta. Bello ancora questo calcio da parte di Mati, di Rana. E passa tutti i colpi di Mati. kg. Va bene nuovamente Rana. Qua ancora con il diretto destro a bersaglio per Rana. Mobile sulle gambe, pugile l'angolo rosso Rana. Non deve colpire con l'interno del guanto Rana, dice l'arbitro. Mati ha provato a cambiare guardia e tornare in guardia sua. Qua è entrato nuovamente bene Rana. Qua deve rientrare Mati. Sembra non sia riuscito a prendere le misure il pugile dell'angolo blu Mati. Mentre Rana sembra subito essere entrato nel match.
tutto pronto per questa seconda ripresa. Rana riparte all'attacco. Intanto Madi, ecco, sembra aver preso il tempo su questa azione. Serie di colpi da parte di Rana, tantissimi colpi. Madi che cerca ancora a lungo. Bene Rana, bello il diretto destro da parte di Rana al volto. Madi sembra stanchissimo, sembra... attenzione, qua è stato duro il colpo, questo è veramente un bel colpo, il punteggio che mi trova d'accordo. Secondo punteggio per Madi, attenzione Rana prende subito l'iniziativa, cerca di chiudere il match. Si è avventato Rana su Madi. Qua è entrato pesantemente Rana ancora una volta. Con il gancio sinistro. Rana che non lo molla un attimo. Attenzione. E qua ci dovevano essere anche troppa passività. Sì. C'era la stessa valutazione di prima. Deve colpire con l'interno del guanto, deve girare i colpi Rana. Sembra molto stanco il pugile all'angolo blu. Madi. Rana prova con il gancio sinistro. Ancora il gancio destro, lo porta sulle corde. Bene, riesce a uscire bene Madi. Gancio sinistro, diretto destro. Per finire. Con questo colpo, la seconda ripresa. Vediamo qua il punteggio, qualche colpo in passato da Madi. Pronto, terza ed ultima ripresa. Si parte. L'arbitro dice che credo bisogna asciugare l'angolo rosso. Occasione anche per recuperare un po' di più da parte di entrambi i pugili. Che alla terza ripresa Alberto fa sempre piacere. Terza ripresa. Ora centro ring per Rana. Ora attivo con le gambe.
stata l'andatura di tutto l'incontro, di tutte le prime due riprese che hanno preceduto questa terza ripresa. Vedere Rana al centro del quadrato. Mati che parte da lontano con il braccio dietro. Bello il movimento di tronco. Un colpo involontario dietro la testa forse. Ancora bello in attacco il pugile d'angolo rosso Rana. E qua bello Mati, è entrato benissimo. Non sembra aver accusato il colpo Rana, che ancora continua imperterrito ad accorciare le distanze. Qua ancora Mati che tocca Rana. Ora il calcio sinistro, la scivola, attenzione sull'acqua. Bersaglio qui con il diretto sinistro Rana. Mati sulle corde. Ora una volta un calcio sinistro. Ora è Mati che prova ad andare avanti. Oh, attenzione! Ah, sembra si è fatto male sul finale. Rana che è scivolato sull'acqua, molto pericoloso, sì. Caro Mirko, è per questo che spesso gli arbitri sono puntigliosi nel far asciugare il ring, soprattutto agli angoli, onde evitare poi infortuni anche sul quadrato. Verdetto, penso non ci sia alcun dubbio. Verdetto, vince i punti, l'angolo rosso. E termina questo sottoclou dilettantistico con tutti i bei match, veramente equilibrati e un buon livello. Sì, sono d'accordissimo con te. Sono d'accordo con te, sono stati tutti i match godibili, sono stati tutti i match che non sono mai stati scontati. No. E il primo match professionistico sarà quello tra Mirko Pintus e coach Gianfranco. Quattro riprese da 3 minuti, caro Mirko. Sì, è l'esordio in terra italiana per Gianfranco Coccia, che ha disputato il suo esordio da professionista, il suo secondo match in Spagna. Tra l'altro ha sempre accettato match con pugili quotati.
mentre Mirko Pintus l'esordio il 15 luglio 2023 contro Diego Cravagno, una sconfitta per lui, tra l'altro Diego Cravagno che conosco molto bene. L'esordio per Diego Cravagno da professionista. Sì. Gianfranco Goccia, come dicevamo, due sconfitte, 25 anni per lui. Il match d'esordio il 5 maggio del 2023 contro Raul D'Alessandro in Spagna e l'ultimo match il 29 luglio 2023 contro Jesus Lazo. Gianfranco Goccia vanta anche una buona esperienza dilettantistica e è stato convocato anche in nazionale in vari ritiri da youth, da youth e non so se anche da elite, da youth sicuro. Possiamo dire che potrebbe essere un record non veritiero quello sì, di Gianfranco Goccia. Come dicevo anche prima, i record scritti lasciano il tempo che trovano. Gianfranco Goccia ha veramente, veramente un bel pugile, a me personalmente piace veramente tanto. Tra l'altro due beniamini di casa, caro Mirko. Sì. Quattro riprese per questo match di coach Gianfranco finalmente in Italia. Sì. Tra l'altro finalista dei campionati regionali, sì, finalista dei campionati regionali una volta, campionati regionali assoluti elite con Armando Casamonica, che rinnovo i miei complimenti per aver conquistato ieri il titolo mondiale Youth IBF. Tutto pronto. Prima ripresa. Qua subito Goccia prova con personalità per il centro ring. Sì. Ora il diretto sinistro per Goccia. Lancio qua entra prepotentemente dopo aver fintato un diretto sinistro, mette a segno un bel gancio. Lo dicevamo, caro Mirko, i record sono solo sulla carta, poi i match bisogna farli, bisogna vedere chi ti trovi davanti. Qua ora è Pintus che prova a vuoto. Ora alto sinistro per Pintus. All'angolo Pintus. Bella azione. Goccia cerca di spingere sulle corde Pintus, diretto sinistro ancora per Goccia, doppiato gancio sinistro messo diretto destra da parte di Gianfranco Goccia. Tiene le mani molto alte Pintus. Ecco, forse è scivolato, no. C'è il conteggio. Il gancio destro è arrivato. Qua è entrato con un montante Goccia. Non mi sembra, ti dico la verità, non mi sembrava. Un
colpo da punteggio. Qua Coccia, eccolo qua. Adesso sì. Il colpo duro, eccolo qui Coccia. Questi sono colpi duri. Lo abbiamo visto, ecco, sì. Ora questi sono colpi duri da conteggio, anzi da fine del match. Sì. Prima il volto, poi diciamo che il corpo. Ottimo esordio per Gianfranco Coccia qui a Torbella Monaca. Sì, ottimo esordio in casa. Siamo solo in attesa di dell'ufficialità del KO di Coccia su Pintus. Intanto siamo in attesa del verdetto ufficiale. Siamo, arriva al centro del quadrato Gianfranco Coccia. Intanto provano a sfilare i guanti a Pintus. L'abbraccio sempre bello, bello, questa bravissimo, questa sportività, questo è stato sempre bravissimo. Il nostro sport è anche questo, è soprattutto questo. Vince per KO tecnico la prima ripresa l'angolo blu. Intanto c'è stato un errore su, vince Coccia. Sì. C'è da sottolineare una cosa, caro Mirko, che come già capitato in più serate, l'angolo rosso, che teoricamente dovrebbe essere quello di casa, sì, è degli avversari.
Sì, questa vabbè, forse è una scaramanzia anche da parte di Marinelli. E ogni riunione è sempre stato così. Sono sempre stati loro all'angolo blu. Ogni riunione organizzata in palestra parlo. Molti maestri lo fanno per rispetto dell'avversario, per tanti per scaramanzia. Diciamo che c'è un vasto mondo di pensiero dietro a questa cosa. Sì, anche se poi è solamente una proforma, perché diciamo comunque angolo rosso, angolo blu. Sì. Quello che devi fare è vincere sopra quel quadrato, poi che sei angolo rosso, sì, angolo sì. Blu, poco importa. E ci siamo, caro Mirko, siamo arrivati all'ultimo incontro di questa serata. A breve salirà un nostro amico, un nostro conoscente, Leonardo El Meraviglia Bevilacqua. Leonardo Bevilacqua, 4 vittorie, 1 sconfitta e 0 pari, 37 anni per lui, l'esordio in Spagna contro Eduardo Sacramento, l'ultimo match contro Fogag Nembot il 24 giugno 2023, una vittoria per KO. Oggi se la vedrà contro Fernando Ezequiel Cavallin, un debutto per lui. Siamo in attesa di questo ultimo incontro. Ricordiamo, caro Mirko, che domani saremo presenti a Frascati per questo interregionale tra Lazio e Veneto. Tanti ragazzi giovani saliranno sul quadrato e poi main event, il ritorno sul ring di Giorgia Scolastri. Ci siamo. Ultimo incontro di serata. Andiamo a presentare la presentazione. Sei riprese saranno svolte in questo ultimo match, salvo KO, sì, che vedranno interrompere l'incontro. Tutto pronto.
una categoria di peso veramente importante, quella dei 91 kg. Guardia Mancina per bere l'acqua. Prova Ezechiel subito a muovere le braccia, molto chiuso, bevi l'acqua. Sì, guardia ben serrata di bere l'acqua che sfoggia un gancio sinistro. Qua prova a mettere il montante Cavallin. Qua parte subito sinistro, destro sinistro, bevi l'acqua. Cavallin ora... mobile, ora con la mano avanti e Cavallin, poi sì. Destro. Qua cerca di prendere il tempo, bevi l'acqua, Cavallin. Cavallin non si fa intimorire, prova comunque a fare il match. Ora bevi l'acqua al centro ring, parte veloce con il gancio destro. Qua devi lavorare, bevi l'acqua, eccolo sì, qua, entra di rimessa. Perché scambia mani basse Cavallin, Mirko? Sì, già segnando sotto l'occhio. Ecco, ancora una volta, gancio destro, montante destro da parte di Leonardo. Attenzione alla destra. Dieci secondi alla fine di questa prima ripresa. Vedremo questa a breve questa seconda ripresa, caro Mirko. Continuo. Continuo a pensare che il lavoro di Bevilacqua possa essere quella nel rimettere i colpi. Sì, sulle sfuriate di Cavallin. Bloccare di entrare con i suoi colpi. Ecco, bello questo gancio destro. Bravo, bevi l'acqua a mettere il gancio destro. Prova con il montante Cavallin. Continua a lavorare con i jab. Si muove, bevi l'acqua, va a vuoto Cavallin, qua è entrato colpito. Bene, bevi l'acqua. Questo è il lavoro che dicevamo, i colpi di Cavallin è bloccare e rientrare da quella distanza. Destro, su, vai,
bersaglio con il diretto sinistro. Qua la risposta di Cavallin, bravo qui Bevilacqua col montante destro a passare per vie interne. Prova a partire da lontano Bevilacqua. E qui Cavallin continua, ecco, qua bravo destro, qua. Bevilacqua con il gancio sinistro. Dovrebbe lavorare, ecco, sui colpi dell'avversario Bevilacqua. Mirko, a mio avviso non deve fargli prendere coraggio, sì. Bevilacqua. Ecco, vedi qua, su questi colpi, bloccare e rispondere. E qui parte Bevilacqua. Qua ancora Cavallin. Si è nervosito Bevilacqua, sì. Perché Cavallin va sempre avanti con la testa, ma deve mantenere la calma. Sì, ci sono sei riprese, quindi deve essere lucido. Ora il match, ancora l'incontro è lungo, il match è lungo. Qua ora era Bevilacqua che andava avanti con la testa. Finisce anche questa seconda ripresa. Cavallin che non sta per nulla sfigurando, caro Mirko. No, nulla affatto. Buoni secondi. Tutto pronto per questa terza ripresa. Cavallin, angolo rosso, Bevilacqua, angolo blu. Qua mette il gancio Cavallin, continua a lavorare con entrambi le mani, in entrambi le guardie. Sì, qua Bevilacqua avanza con il diretto destro. Deve dare più continuità alle proprie azioni Bevilacqua. Provare a non far prendere iniziativa a Cavallin. Sì. E anche perché ripresa dopo ripresa Cavallin sta prendendo sempre più fiducia. Sì. Ora prova con il montante Cavallin. Quello che dice anche l'angolo Giorgio Marinelli. Non qua è entrato, sta entrando molto bene montante, sì. Cavallin, e qua è entrato bene invece Bevilacqua che si è fermato. L'arbitro dice non ti puoi lamentare perché sei tu che vai avanti con la testa. Eccolo, ecco, qua, qui, bravo Bevilacqua qui sull'avanzata di Cavallin. Bello ancora questo gancio. Cavallin comunque pronto a rispondere. Cavallin sta là. Cavallin sta facendo, a mio avviso, quello che deve fare. Sta cercando di mettere più colpi possibili. Si continua a lamentare Cavallin. Qua continua Cavallin. E qua bene Bevilacqua col gancio destro. Bello questo diretto sinistro, sì. Corto da parte di Bevilacqua,
ultimi 10 secondi di questa terza ripresa. E qua bello, bene bevi l'acqua, sì, con sul finale della ripresa. Il gancio destro. Siamo pronti per la quarta ripresa. Continua Cavallin a lavorare con i jab, qua prova il diretto di destro, ora jab per Cavallin. Sì, un match che procede come le altre riprese, con Bruno Bevilacqua chiuso in guardia, ecco. Qua è passato sotto Bevilacqua, qua è entrato Bevilacqua con il gancio, ecco, destro. Ancora prima la reazione di Bevilacqua. Adesso è Bevilacqua che attacca. Qua scambio di diretti. Ora diretto sinistro, lavora ancora con la mano avanti Cavallin. Qua prova con il montante Bevilacqua. Prova adesso Cavallin con il montante destro. Diretto destro per Cavallin. Ora montante, prova un gancio Cavallin. Continuo a ribadire che sta prendendo troppa sicurezza Cavallin. E qui Bevilacqua deve cercare di fare qualcosa. Si lamenta dei colpi dietro la testa Cavallin. Qui tira bene sulle mani Cavallin. Diretto destro per Cavallin. Qua parte Bevilacqua e qua sullo stop. Deve mantenere la calma, sì. Bevilacqua. Bravo qui Bevilacqua, okay. Sul col montante destro che è andato a bersaglio. Ultimi 10 secondi e ancora una volta qui che Bevilacqua in questa finale di ripresa. Ecco, bello questo diretto sinistro. Si butta all'assalto. Termina anche questa quarta ripresa.
quinta ripresa. Parte subito forte adesso di Lapa, con un diretto e calcio destro. Deve spingere Cavallin, qua riparte subito Bevilacqua. Ora Cavallin con il lavoro di Jeb. Guardia serrata da parte di Bevilacqua. Deve provare a rimettere i colpi Bevilacqua. Tanti destri al volto, sì, montanti a bersaglio per Bevilacqua. Bello lancia il colpo da parte di Bevilacqua. Qua prova ancora Cavallin. Qua ecco, è entrato bene col diretto destro Bevilacqua. Passa sotto Cavallin, riesce a uscire dalle corde. Prato qui, bevi l'acqua. Ora bevi l'acqua di rimessa, Cavallin non arretra. Finisce questa quinta ripresa. Siamo arrivati all'ultima ripresa, caro Mirko, alla sesta ripresa. Ora qui Bevilacqua deve dare tutto quello che ha dentro. Sì, per cercare di fare qualcosa in più. Sesta ed ultima ripresa. Ci siamo. Sesta ed ultima ripresa. Ora Cavallin che continua a lavorare con il jab qua. Bene, bravo Bevilacqua a lavorare, a mettere questo gancio sinistro. Attenzione, montante di Cavallin. Ora Bevilacqua. Qua testata accidentale, credo. L'arbitro continua a dire che Cavallin deve stare attento con la testa.
ancora Cavallini a lavorare con la mano avanti. Adesso Bevilacqua che attacca. Ora il lavoro per Cavallin, sempre stato costante tutte le riprese. Sì, ha portato tanti colpi Cavallin. Qua ancora i due montanti, il montante destro di Bevilacqua. Ora è Cavallin che prova con i montanti sulle braccia di Bevilacqua. Ora Bevilacqua con il gancio sinistro, risponde subito anche Cavallin, passa sotto Cavallin, continua a lavorare con la mano dietro, montante diretto per Cavallin, ora diretto destro per Cavallin. Bevilacqua sembra essere stanco in questa parte finale del match. Ora Bevilacqua, provato con il montante destro. Ultimi 20 secondi, Cavallin continua ancora, ecco, bello questo calcio. Ora vuoto Bevilacqua. Ultimi 10 secondi. Bello questo calcio di Bruno. Finisce qui l'incontro. Attendiamo solo il verdetto. E devo dire, Mirko, che Cavallin non ha per nulla sfigurato. No, ha fatto sei riprese, ha fatto sei riprese il suo lavoro, dando sempre fastidio con molti colpi a Bevilacqua. Ci siamo. Il verdetto vince i punti, l'angolo Lu. Vince i punti di Bevilacqua contro un buon Cavallin. E caro Mirko, sull'entusiasmo qui per la vittoria di Leonardo Bevilacqua, credo che sia tutto da Torbella Monaca. Voglio dirti, Mirko, voglio ringraziarti per essere stato qui con me. Diamo appuntamento a tutti i nostri amici, a tutti coloro che amano il pugilato e la noble art, a domani, perché domani ci sarà una bella serata interregionale organizzata dalla Frascati Box Lazio-Veneto. Magari quante ne hai fatti tu di interregionali? Non tanti. Vabbè, l'avrai fatti, anche se non li hai fatti, li hai fatti, li farai. Ma a parte questo, a parte gli scherzi, per chi vorrà, domani ore 16
diretta Sky 814 e naturalmente qui sui canali social Fighters Life. Grazie a te Alberto, è un piacere e arrivederci. E come diciamo sempre, caro Mirko, Fighters Life is the new generation. No, the next generation of fighter. Buonanotte a tutti. Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri. Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere ed essere pugili. Oggi, Fighters Life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo. Sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione expiccolo e raggiungere la grandezza, lascia che la tua passione si trasformi in gloria.